Quella ragazzuoli, bentrovati, bentrovati sul canale. Buona domenica a tutti, buona domenica mattina a tutti. Come vedete in questo video torniamo dopo un po' di tempo su EA Sports FC24, dove proseguiremo il nostro cammino con la mochina nelle Rivals. Nell'ultimo video che avevo portato 4-5 giorni fa, vi avevo portato l'esordio in Divisione 6, avevamo fatto un pareggio. E nel frattempo sono riuscito ad andare avanti, ma non ho giocato tantissimo. Sono arrivato solo al primo checkpoint. Comunque, adesso vi faccio vedere tutto. In questo video cercheremo di andare ancora avanti e di cercare di avvicinarci il più possibile all'altro checkpoint. Ho cambiato un paio di giocatori rispetto all'ultima formazione che avete visto nell'ultimo video. Ora vi faccio vedere tutto. Iniziamo a entrare nell'Ultimate Team. Ovviamente, io saluto e ringrazio tutti gli iscritti al canale come sempre. Grazie mille, ragazzi, per il supporto e il sostegno che date a tutti i contenuti che porto. Vado a ringraziare tutte le persone che hanno commentato l'ultimo video di EA Sport FC24, quello appunto dell'esordio in Divisione 6. Ringrazio per i commenti Michele Colucci, Dalbo 8909, Giorgio Novelli, Paolo Liguori, Dr. Joss, Cristiano Lunardon, il platformista e Giuseppe Stano. Grazie veramente a tutti, ragazzi, per i commenti, per le visual, per i like, anche qui numerosi, per essere un contenuto che porto meno sul canale. Quindi grazie veramente di cuore a tutti. Vi ricordo come sempre della nostra sezione canali, che trovate nel nome del mio canale. Ci cliccate, all'interno di essa trovate un gruppo di canali che vi consiglio, che vi propongo di passare a trovare. Se già ovviamente non li conoscete, dateci un occhio, sono tutti bravi ragazzi simpatici che portano contenuti divertenti. Se vi piacciono, iscrivetevi anche da loro. Date sempre un occhio anche alla sezione playlist e alla sezione community. Allora, vediamo un attimino gli obiettivi. Ripeto, non ho giocato tantissimo in questi giorni perché prima mi sono concentrato nella fase vecchia di eFootball per provare ad arrivare in Divisione 2, che ci sono riuscito all'ultimo giorno, quindi ho giocato un po' meno a EA Sport FC24, ci ho giocato qualcosina, sono riuscito ad andare un po' avanti. La Divisione 6 per me ovviamente inizia a essere complicata, lo so, per me è già un ottimo traguardo essere arrivato in Divisione 6. Andiamo a vedere i trasferimenti. Ho aperto qualche pacchetto, qualche cosa, insomma qualcuno lo mette in vendita, qualche credito l'ho fatto, ho venduto, rispetto all'ultima formazione che avete visto nell'ultimo video, un Kunku e Diogo Jota, e ho comprato due nuovi giocatori che adesso vi faccio vedere. Adesso ve li faccio vedere e andiamo a farci un paio di partitine in questa domenica mattina. Allora, qua apriamo il pacchettino, tanto non ci darà un cazzo di niente. Chi è? ES Real Sociedad Oyarzabal. Ok, me ne fotte un cazzo di tutta sta gente qui. Architetto League 2, facciamo così, fish and chips, ma che cazzo. Ok, vi faccio vedere i due giocatori che ho acquistato. Ne ho venduti appunto un Kunku e Diogo Jota, e ho comprato due esterni nuovi, due attaccanti esterni nuovi, che sono Kubo. Ovviamente avevo avevo un po' di crediti, che l'ho pagato 37.500. Non male, un ottimo giocatore, mi piace, veloce, rapido, un ottimo sinistro. E poi ho preso Doku, che ha contro, insomma, anche lui non è un brutto giocatore, 47.000 crediti l'ho pagato, però ovviamente ho venduto, ripeto, Diogo Jota, ho venduto Kunku e avevo già un bel po' di crediti da parte. E quindi possiamo andare ah no, però devo fare una cosa, ragazzi, scusate. Avevo fatto una prova. Avevo messo la telecronaca in una partita giusto per capire com'era, però quando registro la tolgo, anche perché non è nulla di eccezionale. Impostazioni di gioco, audio, volume, telecronaca, zero. Ok, adesso siamo pronti per andare a giocare. Vi faccio vedere dove sono arrivato. Appunto in Divisione 6, ripeto, per me arrivare in Divisione 6 è comunque un ottimo risultato. Non sono forte, anzi, però arrivare in Divisione 6, oh, mica male. Ho ancora le qualifiche della VL da fare, anche sto weekend non ce l'ho fatta, sono lì pronte, i punti li ho, anche se per me andare a qualificarsi la VL è un'impresa. Comunque, sono arrivato a questo primo checkpoint, perché qui è molto più complicato arrivare ai checkpoint, bisogna vincere una, due, tre partite. Ci proviamo e via, vediamo un po' come va.
la squadra il resto. Ah, c'ho un'ana in porta. L'avevo trovato in un pacchetto non scambiabile. Ora non mi ricordo se nell'ultimo video avevo un'ana in porta o vicario ancora. Non ricordo. Ho cambiato la maglietta, ne ho presa una nera azzurra, che un po' ricorda quella dell'Inter come colori. Giusto così ogni tanto mi piace cambiare un po' le magliette. Ecco questa. A lui mettiamo quella rosa. 12 di ping, siamo pronti. Quello è il buon cubo, quello è il buon Onana. Andiamo a vedere un po' come va in questo gioco. Che ripeto, lo sto usando a tempo. Mi piace, ogni tanto mi metto, faccio due partitine. Ovviamente non è il mio gioco. A me piace sempre di più il gameplay di eFootball, nonostante abbia una serie di problemi pazzeschi. Però è un gioco che ti fa passare l'oretta FIFA eSport FC24. Preso come la prendo io, poi magari quelli che sono come me con eFootball su FIFA davanti a certi errori si incazzano perché giustamente anche lui c'ha cubo e questa cosa mi preoccupa perché se lo so usare io, cioè almeno che sono scarso, figuriamoci se uno è forte. Doku, Giuliano Alvarez, eccezionale. Bravo, calma, calma. Ho rischiato, c'è cioè l'uomo davanti, Alessandro. Uff, che cazzo ha fatto? Oddio. Da lì no, è una na. Dai là. Trova lo spiraglio. Doku, Alvarez. Ah, l'ha presa. Dai là. Vai Doku. Lì, Odegaard, toccala, Alvarez, toccala, Kubo, proprio lui. Cosa ha parato? Poppe, Poppe, paratona di Poppe. Alvarez, eccezionale, volteggia. Odegaard. Se la alza, la crossa, Kubo di testa. Mamma, se segnava. Oh, Kubo, era per terra morto. Che azione, peccato. Ma c'è la mochina, eh? Tchouaméni. Doku, Doku, si allarga, la frena, la frizza, la stoppa, la controlla. Tchouaméni. La volevo dare al terzino, che adesso è in fuorigioco. No, non era in fuorigioco Doku, pensavo fosse in fuorigioco. Tchouaméni. Facciamo girare bene. Alvarez, in una mattonella. Alvarez! Giuliano Alvarez! Che mostra i muscoli! Con un gran gol, si è girato in una mattonella. Ma era nell'aria perché la mochina ha iniziato molto bene. Aggira Hernandez di sinistro. La butta nell'angolino. Giuliano Ne Alvarez. Uno dei pochi giocatori che è rimasto, diciamo, dal day one, da quando ho comprato questo gioco. Bella, kick-off. No, l'abbiamo contrastato. Kick-off, bravi. Onana. Ora la mochina è in vantaggio e deve gestire la palla. E lo fa molto bene in questa uscita. Uno dueggia, spondeggia e lanceggia. Kubo, fai vedere a tutti che sinistro hai. Kubo dice di no a Poppe. Doku si gira, lo manda al bar. Alvarez, di punta anticipato ancora. Poppe, mortacci tuoi. Poppe, che cazzo pari? Gavi Galan la vuole. Doku dentro. Odegaard di destro, non ha il suo piede. Pope ancora, mortacci di Pope. Che cazzo mi sta parando? Alvarez, oh, la ridà. Odegaard, ha spazio per il suo sinistro magico, il pifferaio. Odegaard, lo prova. Questo è più facile per Pope. Pope che ha salvato il nostro avversario in almeno tre circostanze. Una mochina molto ben messa in campo. Ora ancora. Kubo, se l'alza. Che cazzo fai, Kubo? Attenzione, contropiede. No, dobbiamo rinculare. Dobbiamo pressare. Bravo, Gomez. Caicedo, non volevo darla lì. Va bene lo stesso, la recuperiamo. Alvarez. Apreggia, lasciala. Bella, crossa, bella. Era carina. Che bella mochina, fa anche rima. Era carina, che bella mochina, fa anche rima. Clamoroso. Sono in una condizione smagliante. Ho capito tutto, sono il re, sono il nuovo pro player di questo gioco. Onana,
Onana dribbla tutti, anche le mattonelle. Mamma, cosa ho rischiato? Llorente se ne va, se ne va. La vuole Kubo, la rivuole Llorente. Ancora Kubo. Dai, Kubetto, non è che sei piccolino, ci puoi arrivare. Mannaggia tua mamma. Brutta, brutta, qua siamo scoperti. Brutta, 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 brutta. Bravo Gomez, eccezionale. Volteggia, padroneggia. Kubo, col suo sinistro sempre incantato, vuole il cambio campo. Eccezionale per Doku, anticipato, ma c'è Tchouaméni. Odegaard. Esce dal pressing, col cazzo esce dal pressing. Bella. Lancialo col sinistro. Arbitro! Arbitro, è fallo però. Bravo, bravi, bravissimi. Vai. Vai, Doku, che te la do. Dalla ciuccia. E dalla. È fuori gioco. No, giusto, giusto. Perché se la stava dando Alvarez, ma io la volevo dare a Doku. Alvarez si è disinteressato, molto bravo, intelligente, eccezionale. Ancora noi avanziamo con Doku, anzi Alvarez. Odegaard, toccala. Kubo, Kubo. Oddio, oddio. Oh, mi sta mettendo le mani addosso, arbitro. L'avevo fatto il giochetto. Odegaard, quantità e qualità e basso prezzo. Kubo. Una mattonella, mamma mia, eccezionale. Kubo, Kubo, Kubo. Lì, Odegaard. Se la porta sul sinistro lo conoscono, lo sanno. Mannaggia, 39. Mochina poteva fare qualche gol in più, però purtroppo siamo solo 1-0. Quindi partita in pieno bilico, ma c'è Gomez che le ha prese tutte. Odegaard, c'è spazio e tempo. Caicedo dribbla e vuole Alvarez. C'è lo spazio, Alvarez. Alvarez! Pope ancora dice di no, ma la puttana, come cazzo para questo? Il nostro avversario mette pausa perché è un pugile suonato, non sa da che parte gli arrivano tutti sti tiri, allora sta giustamente cercando di capire un attimo qualcosa. Pope ha fatto 18 parate, esce Lagheioro ed entra Ronaldo e un altro, doppio cambio, prova a cambiare le sorti. Alvarez, non diamogli fiducia. Lì, bella, era 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 bella. Fallo, giusto, bravo, intelligente, intelligente, stava ripartendo in contropiede, questo era giallo però. Oh, brutto, brutto, brutto. Brutto. No, al primo tiro no. No, al primo tiro no. Bravo Gomez, mamma mia, quanto sei forte. Kubo. Apre, finisce il primo tempo. Ammuchina padrona del campo, oserei dire, ragazzi. Non so quanti gol previsti ci dà il gioco, cioè secondo il gioco quanto doveva essere in realtà la partita. Adesso vediamo, ci sono i gol previsti. Io credo che almeno 3 gol li meritavamo. Pope ha fatto delle parate assurde. Dati partita, forse qui. Gol previsti 1,9, 2, dai. Vabbè, dice che dovevamo essere 2-0. Vabbè, vabbè, va bene, 2-0. Però siamo solo 1-0, questo significa che c'è ancora tanto da giocare e tanto da sudare. Doku. Apriamo tutta, Tchouaméni. Lasciala. Nostra, nostra, nostra. Anche lui ha Odegaard, anche lui ha Kubo, insomma abbiamo molti giocatori in comune. Dallela. Spondeggia e vai. Vai, vai, tacche, vai, tacche. Ma non a lui, dall'attacche. Brutto, brutto, brutto. Brutto. Fuori gioco, spero. Arbitro. Ah, era fuori gioco. Ah, ok. Vedete, aveva dato il vantaggio, poi giustamente. Per evitare problemi, ha alzato la bandierina. Rudiger. Caicedo. Non ci andiamo a complicare Alessandro. Perché Alessandro Nana? E figurati se a me ne para una e non li deve rimanere lì. Ho sbagliato io, eh. Però io dico, cazzo. Una parata ha dovuto fare Nana. Basta, è cambiata la partita secondo tempo, ragazzi. Cambiata la partita. Basta. Finito. Finito. Dobbiamo restare calmi. Niente, non riesco più a fare un'azione. Perfetto. Tchouaméni, Odegaard, eccezionale. 1-2 già. Lancialo. Dai. Niente da fare. Lui si è trasformato. Pressa, attacca. Ma Kubo lo lascia lì. Abito, però mi sta tenendo. Vabbè, dai, oh. Ma è fallo, Cristo, Dio. Dalla Alvarez, bella. Alvarez.
bomba! Che cazzo ha parato ancora? Ma è clamorosa sta partita! Mi sembra il football! Arbitro! Ma è fallo! Clamoroso, ragazzi, clamoroso. Bravo, Llorente, dalla lì. Bravo. Calma, calma, che c'è tempo e spazio. E vabbè, ma Kube è alto 1,21 m. Dove cazzo gliela do di testa? Bravo, Llorente. Fuori gioco. Ma certo, perché va bene, va bene, va bene, va bene, 60esimo. Va bene, accettiamo, accettiamo il verdetto del campo. Accettiamo il verdetto del campo. Chiumini, Alvarez. Odegaard, affari spenti. Porca puttana. Dai, Alvarez. Dai, là. Bombala. Madonna. Non è possibile. Pazzesco, ragazzi. Quante occasioni che abbiamo avuto. Però stiamo giocando molto bene. Questo mi rende felice. E tu direi, ti accontenti di poco. E avete ragione. Odegaard, affari spenti, anche lui. Nella notte, la dà, Alvarez. Dalli là, dalli là. Il pifferaio. Ma non ci credo. Il pifferaio magico. Facciamo dei cambi. Qualcuno di fresco. Sì, ma se non vinco, se non mi... Cioè, se non vinco sta partita, non ne vinco più, ragazzi. La perdo anche, mo. Porco Dio, no, no, non cambio neanche, non c'ho voglia, non c'ho voglia, perché dai ragazzi, è incredibile, sti giochi, ma io non potevo nascere appassionato di giochi di ruolo, cioè no, il calcio, che sono i giochi più finti di tutti i videogiochi del mondo, perché anche questo è una roba scandalosa, ha fatto due tiri in porta, lo sto bombardando di tiri. Ok, via, andiamo avanti. Cosa ci dobbiamo fare? Questo è. Io mi sono scelto di giocare a questi giochi, nessuno me lo impone, quindi è colpa mia che ci gioco. Questo è di un marcio anche sto gioco clamoroso. Ho fatto veramente, dovevo essere 4-0, 4-1, sto perdendo 2-1. Pazzesco. Almeno pareggiarla, cioè, ma vi rendete conto, ragazzi, del marcio che c'è? Cioè, ma veramente è una roba, non si può giocare a un gioco di calcio senza marcio. Non si può. Tutti i marci sono. Mertens, se scatti, era bella. Se stai fermo. Clamoroso, ragazzi. È una delle partite che mi è capitato su FIFA più scriptate in assoluto. Guardate questo come sta vincendo sta partita. Cioè, quello che mi fa innervosire di FIFA, di eFootball, che c'è gente che vince partite senza sapere come. Se tu chiedi come fate a vincere questa partita? Boh. Il mio portiere Pope ha parato 18 tiri in porta, io sono andato lì, ho fatto 3 tiri. Ah, gli è andata di sfiga anche a lui, per fortuna. Una volta. Oh, almeno pareggiarla, cazzo. Bravo Ciucciameni. Il tiro più brutto della partita, perché questo secondo me era parabile rispetto a tutte le altre occasioni che ho avuto, me l'ha fatto entrare. Amoroso. Dopo che lui ha preso il palo, tra l'altro. Nella sua prima vera occasione, a parte i due gol. Brutta, ha sbagliato. Gol. Mamma Llorente, sei immolato per la causa. Dai che dai, dammi Grealish. Ricomincia.
usciti molto bene qua. Mamma mia, come siamo usciti bene. Vieni Odegaard, vieni Odegaard, vieni Odegaard, no! Sì! Provala! Pope! Va bene, gran contropiede. Sicuramente meritavamo maggior sorte. Però devo essere contento, abbiamo fatto una ottima partita, ragazzi. Una ottima partita, che però non è finita. La Mochina vuole vincere. Odegaard, il pifferaio, il pifferaio. Mamma, che cazzo ha parato! Voglio veramente eclissarmi. Sul secondo, c'è quello da solo. Di testa! Nulla da fare neanche questa, ragazzi. Pazzesco, pazzesco, volevo darla a Tchouaméni. Vai Odegaard, toccala, dalla, al pifferaio, qua tacche, 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 Kubo, tacche fusa, e la Mukhina la ribalta, clamo, che partita clamorosa, che freddezza di tacche. E vaffanculo, strameritata, 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 che cazzo, non è ancora finita. Eccoci, eccoci. Rudiger, Grealish, Grimaldo, via. E la vinciamo, direi in maniera non meritata, di più, di più. Io aborro, come dice Mughini. Gran vittoria, gran vittoria. Gran vittoria, ragazzi. Dati partita 15 tiri a 6, gol previsti 5,7, quindi quasi 6 a 2. Ed è finita 3 a 2 perché l'ho vinta al 92esimo, cioè se no la pareggiava addirittura. Clamoroso. Andiamo avanti. Siamo pimpanti, siamo volitivi, siamo volenterosi, siamo sul pezzo, andiamo avanti, facciamo un altro. Chi ha con chi? Dries? Ciruzza, papà, finito i contratti? Devo farmi anche una panchina, perché Mertens in questa squadra, ad esempio, c'entra un cazzo, però poi me la farò piano piano. Bene, bene, la squadra ha giocato anche un'ottima partita, veramente abbiamo giocato benissimo, grande Kubo, un po' meno Doku, mi piace molto di più dei due nuovi arrivati. Kubo di Doku, anche se Doku forse l'ho pagato anche di più, adesso non mi ricordo. Vabbè. Andiamo avanti, proviamo con la seconda partita. Di ping, molto buono. Più basso è il ping, meglio è. Lo ricordo per chi magari non lo sa. Scusate ragazzi, piccolo rutto. Minchia, dove giochiamo? In uno stadio Cojos FC. Vediamo lui come si schiera. Lloris, Hakimi, andiamo a vedere. Ancun Cutello, Diaby e CR7. Ok, 4-2-3-1. La scalata della Mukhina prosegue anche qui. EA Sport FC 24. Divisione 6. Calma perché sappiamo fare il nostro gioco anche qui, dai, io rete. Arbitro? È dato il vantaggio, però lì poi devi fischiare. Eccezionale. La puoi prendere? La puoi prendere? Mamma Rudiger ha sventato il super tiro lì che stava facendo con CR7, Doku. Mi sembra un avversario più preparato, ci sarà da soffrire. Caicedo bravo di prima intenzione per Llorente. Mira la Como se sente. Cambia tutto? Minchia, che cazzo ha preso questo? La Madonna, questo è forte, raga. Questo è forte. Questo mi pialla. Bravo Nana. Nana, mi fai come ha fatto quello di prima Pope? Cioè, gli pari tutto? Tutto quello che c'è da parare? Tutto mi devi parare. Oh la Madonna! Oh, non è uscita. Sì,
Sapevo che questa l'ho vista subito, si capisce subito quando gli avversari sono più forti. Ancora. La Madonna, questo fa solo super tiri qua, tiri indemoniati, come cazzo si chiamano? Eccoci qua. Sventagliamo, bellissima. Abbiamo paura, noi se l'abbiamo anche coi terzini. Sventaglia. Cubo, dai. Vabbè che sei piccolino, poveretto. Non riusciamo, fuori gioco, eh? Non riesco a rubargli una palla per cercarlo un po', trovare scoperto. Guarda Alvarez, bella! Alvarez! Punge la mucchina in contropiede. Doku. 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 Lì. Lì. Aiutatelo però, uno che mi... Dai là! Sullo filo dell'offsides. Peccato. Oh. Brutta. Fuori, fuori col cazzo. Questo c'ha i razzi in culo, raga, sto Diaby di merda. Oh. Gol della merda. Su FIFA va molto di moda. Ma Onana dice no. Tac. Si deve attivare lui perché lui è... È il nostro cuore. Insieme a Odegaard sono i due giocatori. Vabbè, però. Bravo. Alessandro, non fare cagate. Guarda come... No, non l'ho visto, raga. Non l'ho visto, non l'ho proprio, vi l'ho passato a Onana, non ho visto che c'è il suo giocatore là davanti. Dai, dai lì. 1-2 già, nulla, non si parte, non si riparte, non si riparte, non si riparte. C'è da soffrire, bravo Ciuciameni, aprila. E non mi dà neanche il tempo di stoppare la palla questo, raga. Troppo più forte. Dobbiamo rubarla sta partita. Vai Ciuciameni, calma. Di qui? Bello, intelligente. Volteggia Doku. Lo vuole il destro a giro. Non l'ha presa benissimo, però almeno abbiamo concluso in porta. Allentando un po' la pressione, va, vuoto Llorente, malissimo, brutto. Bravo, bravo, c'è sempre lui Gomez, una sicurezza, un muro. Apri lì, bravo. Avigalan, 1-2 già. Mamma Doku, che piedi di merda. Però andiamo a cambiare campo con Llorente, andiamo di lì. Caicedo, gira. Bella, dove cazzo è? Oh, arbitro, ma è fallo! Ma non puoi non fischiarmi fallo, cazzo! Ma ha fatto fallo da terra! Fuori gioco. Che scandalo! Figa, dai, stava andando sul pallone, lui da terra mi teneva. Cazzo fai un fischio a fallo del genere? Niente, non ho fatto manco in tempo a rinviare. Bravo, Avigalan! No, ma ha spaccato Odegaard, no! Che brutta notizia, ma Odegaard vuole giocare comunque, non vuole mollare. Alvarez è in fuorigioco, Odegaard. Alvarez va da solo. Poverino, Odegaard è sciancrato. Dallela, fa tutto Alvarez. Alvarez, staccati Odegaard. Provaci lo stesso, nonostante la gamba sifula. Mannaggia la puttana. Se perdiamo Odegaard sono problemi, eh. Cazzo metto, Bernard... No. Bravo, Rud. Bravo, Rud. Bravi. Dallela, bravissimi. Vola, vola, vola. Dai, perché non mi tagli? Cazzo, corri dritto come un citrullo. Fai movimento, no? Eroico Odegaard, resta in campo. Bella. Bravo. Non mi seleziona il mediano. Vabbè. Dai, no, questa è centrale però. Come cazzo ti butti? Dai. Vai a cagare, va. Tiro centrale di merda. Eccoci qua. Sulla riga, mamma mia. La mucchina soffre, ma battaglia, lotta, tutti i modi. Llorente. Kubo, si è visto poco. Tenta di accendersi.
Odegaard, guarda di Litake. Era carina. Calma, calma. Apri. Bravissimo. C'è tempo? Mi fai fare? No, non mi fa fare. 0-0, diciamo che questa partita, lo script ci ha aiutato parecchio a noi, eh. Lui meritava sinceramente di essere in vantaggio. È più forte, si vede chiaramente. E merita di vincere in questo caso, eh. Bisogna essere molto, molto obiettivi. Quando ci va male, quando ci va bene, bisogna dire che ci va bene. Per il momento ci sta andando molto bene in questa partita. Odegaard vuole stare in campo, vuole provarci. Vabbè, Kubo oggi non c'ha voglia. Prova, toccala, Alvarez. Bravo, Tocu. Turco 2, che cazzo ha parato Lloris? La mochina parte bene. Gli abbiamo fatto paura. Alvarez. Va. Ma che cazzo fai? Ho schiacciato la X. Che non ha passata? Possiamo fare dei cambi, dai. Dai, ma guarda te, l'avevo intuita, mannaggia santa. Salta. Grande Llorente. Dai, bravo Tacche. Bravo Tacche, bellissima. Giuliano Alvarez. Che gol ha fatto! Ancora lui, sempre lui! Che palla! Odegaard vuole stare in campo che si è fortunato, non ce ne fotte il cazzo. Cinismo allo stato puro di Alvarez, glaciale sottoporta, un iceberg nell'Oceano Atlantico. Rimane freddo e scava nella roccia. Un gol clamoroso, 1-0 Mochi. Bravo Odegaard con le ultime forze che ha. Avigalen, con calma, Doku. Facciamo un po' di possesso. Bravissimo, eccezionale. Arbitro. Buco, ma l'ha capito Gomez. Vai. Lancialo, lancialo che ce la va, lancia che ci va, che ce l'ha. Il buon Doku, arbitro, eccezionale, fantastico. Che bello avere i giochi di calcio senza arbitri, è una figata assoluta. Fantastico. Come si fa a non fischiare quel fallo lì? Bravo, Abigalan. Andiamo, Donana, tienila, via. Mamma mia, bellissima. Ma che cazzo fai? Kubo, ma che cazzo t'hanno fatto? T'hanno messo qualcosa nel tè? No, no, brutta, brutta. Ma dai, Onana, ma come cazzo fai a prendere gol da lì sul primo palo? Ma vai a vendere il culo in tangenziale, va. Ma come cazzo si fa a prendere gol da lì? Kubo, si è incazzato. È stato punzecchiato dal suo allenatore. Kubo. Niente, non fischiano, vabbè. Questo gol non ci voleva. Nel momento forse migliore della Mucchina in questa partita. Bravo Llorente, dai, facciamo dei cambi, dai. Odegaard ha dato tutto quello che poteva dare. Mettiamo lui. Grealish per Doku. Basta, solo due cambi. Questo la butta in mezzo, no. Vai. Ma dallela bene. Peccato, però va bene, dai, siamo riusciti a guadagnare yards. Male. Bravo Kubo, bravo. Però ha fatto l'assist Kubo, se non sbaglio, a Giuliano, eh. Minchia, Bernardo. Bernardone Silva. Li manda al bar. Sul secondo. Per Jack Grealish. Mamma mia al volo. Cosa cazzo stava venendo fuori due nuovi entrati fuori gioco. Peccato.
Dammi Grealish. Bravo, Rud. Lancialo. Dai, Jack. Cristo Dio. Mamma Gomez. Me l'ha tolta proprio alla fine. Stava calciando. Calma. Arbitro. Dietro. Ok. Calma. Apri. Perfetto. Che cazzo di stop hai fatto, Iore? Dietro, ricominciamo, facciamolo uscire, facciamolo innervosire, irretiamo. Ho sbagliato totalmente io, colpa mia. Giusto, 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 è giusto perdere, è giusto perdere, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, non mi cazzo con nessuno. Onana, vabbè, è un coglione perché non ne blocca una, però ho sbagliato io, ho sbagliato io. Mi sono andato a cercare questa sconfitta, questo gol. Ho sbagliato tutto io, assolutamente, colpa mia. Grealish, però sei appena entrato, se mi fai almeno finta di scattare, meno finta, cioè non ti chiedo proprio di scattare veramente, però non finta. Dai, arbitro, ma dove cazzo è? Mannaggia la puttana! Grealish, vaffanculo, angola la sta palla. Beh, alla fine del secondo tempo siamo stati in campo molto meglio, al netto di quella cagata che ho fatto io. Peccato, perché abbiamo giocato molto meglio il secondo tempo del primo tempo. Per il momento sto assolutamente regalando io questa vittoria, come spesso mi capita. Io sono un benefattore, regalo a tutti le partite, vabbè. Bravo, bello, 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 bello. Fuori nostro. Almeno proviamo a pareggiarla. Cazzo, abbiamo avuto una bella occasione con Grealish. È stanco, Kubo, ma resiste. Ma no, che cazzo la dai, però? Dai, 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 dammi Llorente. Ah, Cristo Dio. Vabbè, adesso siamo un po' sbilanciati. Ho messo tattica offensiva, ma la recuperiamo. Arbitro, ma hai capito? Ma è fallo. Ma io stavo provando a fare un passaggio, ma ha tenuto la maglietta. Vabbè, dai. Ma è finito, dai. Finito, finito, finito. Meno male che ha sbagliato. La perdo per quella cagata mia clamorosa, giusto? Giusto così, giusto così, è giusto perderla. È giusto perderla, è giusto perderla. Dove cazzo è andato lui? Oh, vai, ma ha tagliato, ma uno che mi aggredisca la profondità. Ragazzi, ma so, tagliela, tagliela. Ma cazzo, ma mi correte laterali, porco di Dio, andate avanti! Cristo Dio, attaccami la profondità, che cazzo mi corri di fianco, Cristo? Taglia dentro, no? Che ti faccio il filtrante. No, c'ho l'Alvarez che mi corre in orizzontale. Porca madoio. Ritorniamo indietro, vedete, è molto complicato salire in divisione, perché qui quando perdi torni indietro di una. Quindi facciamo un'altra, facciamo l'ultima, dai. Mi dispiace perché l'ho buttata via per una cagata mia clamorosa. Ho fatto quel passaggio lì. Però adesso, ultima occasione, prendo palla con Kubo, Alvarez, vai dentro, vai, no, mi correva a laterale, cioè in orizzontale, io non posso farti il lancio, ti ho messo tutto offensivo, ho messo tattica offensiva, saliamo, no? Attacchiamo la profondità, no, Alvarez che è l'unica punta che gli ho messo, inserisciti alle spalle. Così corri in orizzontale. Ho capito. Io come cazzo ti lancio se mi corri in orizzontale? Non mi porti via neanche l'uomo. Dai, ultima partita. Una vittoria e una sconfitta abbiamo fatto. Salta. Bravo. Fuori, 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 fuori. Non mi piace giocare col sole. Fuori gioco.
Però c'era. Dai che l'ha sbagliato, dagliela. Porca puttana, ho provato. Brutto, brutto, brutto. Bravo Gomez, il più positivo oggi questo. Anche Cubo, beh, Cubo mi è piaciuto, nella seconda partita non ha fatto granché, ma guardate che spunto che ha. Cubetto. Lo manda al bar, ritorna sul destro, mamma mia. Li rincolonisce Cubo. Mamma mia, l'ultimo mi ha fermato. Se dribblavo quello la passavo in mezzo, era da solo. Facile. Dalila. Bella. È uno che tagli? Niente. Forse perché l'ha smorzato un po' questo passaggio. Merda. Bravi. Bravo, su Alvarez? Ma su Alvarez però. Non l'ho toccato. È caduto da solo. Non ha schiacciato nulla. Bravi. Mamma mia, Cubo. Oh. Oddio! Cosa gli ho fatto? Arbitro! Mi sta tenendo! A chi lo do? Cubo! Torna sul destro, ma sul sinistro! Cubo! 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 Mamma mia! Che cosa ha fatto Cubo? Ma che gol ha fatto! Ma che gol ha fatto, Take Kubo, eccezionale, pazzesco, glorioso. Non si passa, c'è Gomez, è uscita. Bravo, brutto, 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 brutto. Onana, va bene, hai parata una. Già devo essere contento. Brutta, questa è brutta. Bravo, Kubo, salta anche sui calci d'angolo, eccezionale. Brutto, brutto, questa è brutta. Vedete che sfiga. Fammi uscire da sta cazzo di area. Ah, ho sbagliato a voler uscire. Rigore, giusto. Altro errore mio, perché col difensore anziché con Caicedo, anziché cercare di Ma come fa a non prenderla? Era sul palo. Come ha fatto a non prenderla? Cioè, ero sul palo, qua. Come fai a non prenderla? Ma perché ti butti per terra? Vabbè. Comunque anche lì è nato da un mio errore, perché lì con Caicedo non devi perdere palla in uscita, perché poi ti fotti. Bravo, Doku. Bomba! Rete! Sempre lui, il bomber. Il bomber Alvarez. 2-1, subito, la recuperiamo, andiamo in vantaggio. Bravo Doku, qui Doku ha fatto una bella cosa, qua però ho sbagliato. Non sono capace di difendere ovviamente, ragazzi. Oh, dammelo, dammelo Cristo, dai, 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 dai. Brutto, brutto. Brutto ancora. Bravo Ciucciameni, toccala. Nulla da fare. Usciamo, niente da fare. E adesso prendo un altro gol come prima. Palla in uscita, palla persa. E qua Onana. Fai miracolo. Bravo. Non la si prende, ragazzi. Non riesco a fargli un contropiede perché lui è molto offensivo in questo momento. Oh, distendiamoci un attimo, Kubo. Dagliela. Vai che buona, vai Giuliano, vai Giuliano. Se l'ha allungata troppo, ma la resiste. Giuliano, dentro, Cubo, stop, sinistro, palo, ovviamente, eccezionale, sempre lui, il palo. Così come su eFootball, torna anche su FC24, dai che l'ha persa. Giuliano, arbitro, è fallo, è fallo, è fallo clamoroso, ma è fallo clamoroso, ma sgambettato. Bravo, bravo Avigalan. Ma ho provato a passarla, non l'ha passata.
Dai, rubale. Oh, ragazzi, ci sono momenti che i giocatori, quando stanno andando contro, si fermano. Proprio si fermano, non fanno il contrasto. Bravi, bravi, dai che siamo usciti bene. Alvarez, vieni. Dai, Doku, però, porco due, oh. Fatti una convergenza, sti cazzo di piedi, oh. Senso Maro, tecnicamente, mamma mia, oh. Pensaci tu, Tache. Calma, 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 non infogniamoci. Odegaard, il pifferaio. Questo è un piede. Oddio, è passato. È passato. Arbitro, sono in otto. Ma... Regola del vantaggio. Ah, perché avevo fatto fallo io? Pazzesco. Bravo, Llorente. Bravo, 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 bravo. Complimenti, Alessandro. Sei sempre eccezionale. Meno male. Vabbè, qua è sfiga, dai. Qua è sfiga, l'avevo contrastato, la palla gli è rimasta lì. Qua non ci posso fare niente. Anche se tutto nasce da un altro mio errore in fase di disimpegno. Eccezionale. Vabbè, Onana, ma sono tutti tiri centrali questi qui. Non c'è bisogno che ti butti, eh. Finita. Finisce. Mamma mia. Partita forse la più brutta delle tre, proprio come ho giocato, a parte la gemma di cubo. A parte la gemma di cubo. Secondo tempo siamo in vantaggio, però mamma mia che fatica. Llorente. Cubo se ne va. Aspetta Llorente che si inserisce a fare i spenti nella notte. Llorente, grande Llorente. Llorente. Mira la como se siente. Meret. Che senso Meret? Cos'ho? Meret. Facile, facile, facile. Oh, ma ho schiacciato. Oh, bene, 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 bene. Dai, là. Giusta. Dai, vai, vai, Giuliano. Vai che ce l'hai. Cambia tutta. Giuliano, mamma mia. Giuliano, Giuliano. Ancora lui, Giuliano. Rete. Alvarez. Ha fatto un gol pazzesco. Giuliano Alvarez, sempre lui! Che giocata di Giuliano! Oh, kick-off! Brutto, 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 brutto sto kick-off! Brutto sto kick-off, raga, brutto! Bravo Gomez, mamma mia! Mi fa venire il pisellino duro Gomez! Calma, calma, calma! Sventaglia tutta! Sventaglia tutta! Mamma mia, la Mochina ha preso fiducia! Avigalan, Doku, devi venire incontro al pallone, eh! Ok, bravo, bravo, bravo! Vabbè, va bene, lancialo! Certo, questo devi fare, devi correre adesso. No, sì, ma c'hai veramente una tecnica che... Porco Diaz Gagliardini, oh. Doku, si vuole far perdonare. Doku, Doku! Mamma mia. Tecnicamente non sarà eccelso, però corre. Brutta. Si è visto poco il pifferaio magico, Odegaard. Oggi, in questa partita. Giocato meglio quella di prima che era infortunato. Brutto, brutto. Brutto, brutto, brutto. Brutto, 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 brutto. Gomez, sempre lui. Sempre lui in posizione. Il pifferaio. Ma che cazzo fai? Dai, andata qua. Dobbiamo fare cambi. Go, 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 go. Mamma, cosa ha parato Nana? Pazzesco. Grealish. L'unico cambio che posso fare. Guardate come esulta il nostro Giuliano de Negramaro Alvarez. Guardate il gol di Kubo. Pazzesco. A 1. Però è ancora lunghissima su FIFA. Gol. Da solo, mamma Onana, mamma Onana. Salta, salta, non ha saltato. Tacchi. Dove cazzo è? Dai, rubale là, Tchouaméni. È lento, io dove cazzo devo andare con Tchouaméni in contropiede. Bravo, Llorente, anche lui sempre presente, volitivo.
Calma, calma, Michela, calma. È il momento in cui bisogna ragionare un attimo, fare un po' innervosire l'avversario, cercare di uscire palla a piede. Proprio così, eccezionali, proprio noi. Vai Kubo, vai, dai, dai la Kubo. Perfetto. Così dobbiamo giocare, raga. Vai, vai. Fai tutto tu. Fai tutto tu. Illuminaci. Lì. Vai dentro. Che la tale la diamo? Peccato. Ma la recuperiamo. La recuperiamo. Mamma mia, Kubo. Ammochino al Kubo. Bravo, Ciuciameni. Se ne va Vigalan. La mette dentro, sponda. Bella! Madonna mia, Alvarez, se la capivi, eri davanti alla porta. Bravo, Gomez. Sei monumentale. Poi hai giocato tutta la partita col cartellino sulle spalle, non è facile. Kubo. Arriva Llorente, la vuole. Si distende la mucchina, tocca lì, tocca là. No, che bella! Un pelo lunga. Mannaggia la puttana. Ocio, 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 ocio. Odegaard. Cos'è successo qua? No. Rudiger ha fatto un'animazione incredibile. Fallo, giusto, giusto, giusto. Calcio di punizione. Dammi Rudiger. Oh. Se segna da lì perché non ho il portiere, altrimenti da lì non può segnare. Cioè, dai ragazzi, parliamoci chiaro. Scherziamo. Bravo, Alvarez. Kubo, la gioca così. Oh, sbagliato! Ho fatto prima, se lo aspettavo un attimo. Minchia, Kostic quel che Kostic. Oh, brutta. Brutta. Mettici una pezza tu, Gomez. No, no, non la mette, non la mette. C'è Onana, che poi voglio capire come cazzo è uscito. Meno male che l'ha buttata fuori. Angolo. No, no, non è angolo. Mancano più o meno 15. Minchia, Kubo, ne ha ancora per scattare. Calma, calma. Dalila che la vuole, lui non si stanca mai. Merda. Merden, Merden. Dammi quello, bravo. Se ne va, che giocata ha fatto Jack Sparrow. Bella. Dietro, bella. Madonna. E là insieme, l'ha capita. L'ha capita. Brutto, brutto. Ciuciameni, bravo che comunque ha rallentato. Il contropiede, brutta, brutta, ma c'è Gomez, sempre Gomez, ovunque Gomez, quantunque Gomez. Mamma Giuliano, cosa ha fatto? La vuole Jack Sparrow, si ferma, se la porta sul destro, si riferma, se la porta sul sinistro. Che cazzo sto facendo? Tchouaméni, no, lì se tiravo con Grealish a posto di fare il coglione. Mannaggia meo. Brutta, brutta, questa è brutta, questa è brutta, questa è brutta, questa è brutta. Gomez, come ha fatto a tirare? L'avevo portata via. Vabbè. Onana ha detto di no. Salta? Certo. Dove cazzo è? Dove cazzo è? Via, via, via. Via un cazzo, c'era ancora lui. Vabbè, gol. Era da prendere. 3-2. Calma. Calma che è finita. Calma che l'89. Calma che il 90. Minchia, questo pressa di brutto. Via, 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 via. Scappa, scappa, scappa. Rudiger. Apri. Quanto dai di recupero? Bravo Ale. La tua cagata l'hai fatta ancora. Due di recupero. Sta per finire. 91 e 30. Kubo, vai. Pensavi che la dava Kubo, zio. E l'abbiamo vinta e ci salutiamo così. Due vittorie e una sconfitta che purtroppo vedete quanto è difficile salire. Comunque adesso ritorniamo avanti di uno, ma poi basta perdere una partita e si ritorna dietro un'altra volta. Vabbè ragazzi, direi che per questo video è tutto. Sono state tre belle partite con tanti gol, anche dei bei gol, delle belle gemme preziose. Sono contento perché comunque sono partite per me molto difficili. E in questi giorni andrò avanti un po' per fatti miei e ci rivedremo sicuramente in settimana con un altro video sul Road to Division 1, sulle Rivals di EA Sport FC24. Un buon proseguimento di giornata, ciao ragazzi, a presto!